Penso che piano piano completiamo il nostro organico, come avevamo già detto tempo fa, ne arriveranno altri, altri purtroppo andranno via, insomma. Penso che sono tre ragazzi che cercavamo, perché comunque Degano e Russotto sono due giocatori che volevamo, e lo stesso per Petuini, un ragazzo giovane ma di prospettiva, che viene a completare quella casella che ci mancava in mezzo. Beati A-Box e contiamo di recuperarlo per Brescia. Contiamo di recuperarlo per Brescia, per la partita di domenica. Ma lui ha un problema al ginocchio che comunque ha questa infiammazione qui alla cartilagine che ogni tanto gli crea questi fastidi. Allora gli si gonfia un po' il ginocchio. Ha bisogno di fare delle cure, ha bisogno di stare un po' fermo per riprendere, capito? Niente di grave. No, Concetti è a posto, è recuperato. Sì, Concetti è a posto, sì. Sì, Sassuolo è una società che è molto forte della categoria, forse la più forte, perché è molto organizzata, ha strutture. E la squadra è una squadra che ha mantenuto diciamo, la base degli anni scorsi e ha aggiunto giocatori, non ultimo questo Valerì, hanno preso Minieri dalla Triestina, insomma è una squadra forte, è una squadra forte che sta rispettando i pronostici perché è lì davanti comunque, no? Però la società è molto forte e l'organico è un organico per... Sai, vincere vincono in poche, però sicuramente da stare lì nel gruppo di testa. E quindi, come sempre, sarà difficile. Ma il pubblico è sempre stato vicino. Anche l'ultima partita che abbiamo disputato in casa con Cittadella è sempre stato partecipe. Il nostro pubblico è questo qui, insomma. Adesso non possiamo pretendere 7-8 mila persone. Me lo auguro, però... Però credo che stia facendo, soprattutto i ragazzi della curva, pienamente la sua parte, anzi, si vanno sempre molto sentire, sono vicino alla squadra. Bilancio ottimo, perché comunque all'inizio dell'anno, se mi avessero detto che alla fine del giro d'andata avevi conseguito 27 punti sul campo con una partita in meno, l'avrei sottoscritto.